Mara Maionchi e il tradimento perdonato al marito, non si lascia un uomo per una scopata. Mara Maionchi torna a parlare della sua vita personale e lo fa in un'intervista rilasciata a Repubblica, toccando un tema delicato che in passato aveva già affrontato, aprendosi pubblicamente sul tradimento di suo marito. La Maionchi ha infatti aggiunto alcuni dettagli rispetto alla scappatella del marito, scoperta da una ricevuta dell'hotel in cui era stato con la mente, e ribadendo di aver accettato la cosa ma di non essere stata affatto morbida nella sua reazione. Doveva stare più attento. Dopo 40 anni non si lascia un marito per una scopata. Una storia è diverso, ma una sera di libertà e non ho fatto finta di niente, gli ho fatto un culo come un paniere. La scelta di perdonare il marito. La Maionchi racconta anche che il marito, Alberto Salerno, le aveva chiesto di non inserire questa storia nel suo libro, cosa che invece lei ha deciso di fare comunque. La praticità che anima il suo linguaggio schietto, evidentemente, è qualcosa che lei trasferisce anche all'approccio per le decisioni importanti. Qualche tempo fa, quando si era aperta sul tema, aveva raccontato così la sua scelta di perdonare Salerno. Mandare a monte un matrimonio per due corna è una merita cazzata. Gli uomini, si sa, sono quello che sono. A loro poco importa se sia alta 1,80 m o 1,20 m, gli basta un sorriso e la donna raccoglie e protegge, l'uomo semina. Da qui, l'espressione una testa di cane. Gli uomini sono tutti uguali, perché avrei dovuto lasciare il Salerno per delle distrazioni? Magari andavo a trovarne uno pure peggio. Io e Alberto ce la raccontiamo e ci ridiamo pure su. Mara Maionchi e il vizio del gioco. In relazione a quel periodo di frustrazione la produttrice discografica aveva anche raccontato di aver trovato una valvola di sfogo alla sua delusione nel gioco, giocando d'azzardo. Non riuscivo a controllarmi, perdevo somme importanti, facendo danni anche a lui. Il tradimento non è solo il colpo di testa di una sera, ci sono tanti modi di tradire, anche far credere di essere una persona per bene. Chi è Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi? Il marito di Mara Maionchi è Alberto Salerno, autore di Io Vagabondo e figlio di uno dei più importanti autori della musica italiana. Suo padre, Nicola Salerno in arte Nisa, ha scritto canzoni di grandissimo successo, Torero, Tu vuò fa l'americano, Guaglione, Non ho l'età, Un ragazzo di strada. Alberto Salerno ha collaborato con tantissimi artisti, da Zucchero a Mario Lavezzi, da Marcella Bella a Mango, l'artista scomparso nel 2015, morto sul palco durante un concerto. Il ritorno di Mara Maionchi a X Factor 2017. Come da diversi anni a questa parte, Mara Maionchi è sempre molto impegnata nella prima parte di stagione televisiva. Dopo aver partecipato a Extra Factor con Elio lo scorso anno, nel 2017 la Maionchi è tornata a vestire i panni di giudice del programma, insieme a Levante, Fedez e Manuel Agnelli.